Cosa ti ha detto allora questa partita? Che indicazioni ti ha dato? Prima dicevi dobbiamo trarre delle indicazioni. Che le partite vanno giocate e non bisogna andare dietro le partite. Questo è quando parlo di squadra consapevole, questo. Grandissimo approccio, forse uno dei migliori dell'ultimo periodo. E per cui per me la gara l'analizzo dal primo pull fino alla fine, quindi sono 70 minuti, perché i primi 20 minuti, insomma, diciamo fino al gol, era quello che volevo. Squadra consapevole, aggressiva, vogliosa di fare la gara nella metà campo, avversaria, tenendo benissimo il campo. Ripeto, voglio una squadra consapevole, che sappia fare le cose, al di là dell'episodio, del gol, che sappia resettare, continuare a giocare, continuare a fare le cose che sa fare. Rifaresti tutto di questa partita, anche le tue mosse? Cioè l'hai forzata un po' troppo. Sai, dai. Questo è, come dire, forse sì, forse no. Questo era diciamo che le ripartenze, il fatto di voler forzare, era una situazione abbastanza, per certi versi, collaudata. Collaudata perché lavoriamo tutti i giorni per fare questo e per avere anche diversi cambi. E, ripeto, alcune situazioni potevano essere gestite meglio, soprattutto da me, chiaramente, che sono sempre, ripeto, il responsabile di quello che succede in campo, per cui quello che è successo, il primo responsabile sono io, e però mi dà tante indicazioni. Sembra quasi che un po' tutti gli ambienti intorno al Verona non aspettassero altro che scrivere, no? Il Verona in crisi, chi sarà l'avversario del Verona, è già finita questa cavalcata. Questo credo che vi caricherà molto anche dal punto di vista psicologico, perché è una settimana, sì, tu l'avrai affrontata in maniera normale, la verità è che è una settimana un po' inedita, arriva dopo la peggior sconfitta di quest'anno in casa, quindi è ovvio che anche sensazioni abbastanza nuove per tutto anche questo gruppo. Sì, ma queste erano le trappole che si stavano creando intorno alla squadra. Il Verona fa un campionato a parte, ma il Verona è forte, tanto il Verona gioca da solo. E tutto. Queste erano trappole che ci venivano dall'esterno, dall'ambiente esterno. Io l'ho sempre detto, penso alla partita, partita dopo partita, i campionati vengono definiti, soprattutto per la Serie B, ma anche per la Serie A, i verdetti. L'avete visto voi con il Verona, per quanto uno possa avere una stagione altalenante, però poi i verdetti arrivano a fine stagione. Per cui noi dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, pensare a lavorare partita dopo partita. Tanta gente si aspettava, sperava nella nostra caduta, ma noi dobbiamo essere bravi a resettare, così come lo facciamo nelle vittorie, a resettare anche questa partita e pensare alla Cittadella. Sì, è una settimana corta, bene così, bello l'ambiente che affronteremo un ambiente bello, stimolante, tanti nostri tifosi, abbiamo anche tutti noi la voglia di, come dire, non chiedere perdono, comunque dare dimostrazione al nostro pubblico per l'episodio di domenica, quindi cancellarlo. Adesso ti faccio una domanda che però mi serve la tua intelligenza, perché è un po' una domanda estrema. Faccio fatica, le chiedo un po'. No, ti è assolutamente riconosciuta. Prima hai detto, gli allenatori avversari ci riconoscono dei difetti e noi dobbiamo lavorare. Ti chiedo, se Fabio Pecchia dovesse giocare contro il Verona di Pecchia, come ci gioca? Beh, questa è già un'indicazione, cioè dare un'indicazione, già ne hanno tante. Io cerco di vedere e so quello che ci può dar fastidio, però è evidente che nelle ultime gare in casa, squadre che hanno voluto giocare, fare la partita, non ce ne sono state, no. Questo è evidente, ma questo con grande rispetto io devo trovare le soluzioni, devo trovare la valida alternativa a questo modo legittimo da parte degli avversari, il fatto di quasi tutte le squadre quando giocano con noi, soprattutto in casa, cambiano modulo e atteggiamento soprattutto, di attesa, di stare molto bassi, di chiuderci gli spazi e giocare 60 metri alle spalle, è evidente che crea delle difficoltà. Io credo che la partita di domani sarà diversa,
quindi non è un problema che in questo momento mi pongo. E due squadre vogliono giocare a calcio, due squadre che hanno una propria identità, e vedremo, io credo potremo assistere a una bella partita. Grazie, bravo.